Sì, uno, due, tre, mi sentite, ok. Siete pronti? Sì. Ok. quando Beh, innanzitutto due parole sulla vittoria che abbiamo fatto in Coppa. È una soddisfazione enorme per tutti noi, per, per la proprietà che ha subito chiamato fine partita. Tutto io, staff, per tutto lo staff, per tutta la squadra, per tutti i ragazzi eh, che hanno contribuito, e parlo anche chiaramente dell'ufficio, a, a questo risultato. Il risultato ci porta ad essere in una finale di Coppa Europea. In tre anni è la terza finale. Il primo anno abbiamo fatto la finale di Coppa Italia, il secondo anno la finale di Supercoppa, quest'anno una finale in Europa. Purtroppo non abbiamo vinto niente nelle prime due finali, abbiamo tutto da giocare in questa. Però credo che porti ad Avellino una. Così è un risultato di solidità in tutti questi anni di lavoro, in questi tre anni, di continuità di, di, tanto, di tanto proprio lavoro fatto in tutti i modi e, e soprattutto a livello un po' più personale in un'annata molto difficile con tantissimi infortuni e tantissimi contrattempi che abbiamo avuto, ripaga di tutti i sacrifici fatti da parte del club, da parte della, di tutti i ragazzi, da parte anche dei tifosi che non, non ricordo una trasferta in cui non, è, non sia venuto qualcuno per, per far vedere la presenza di Avellino. Quindi ieri sera penso che tutti quanti, o perlomeno molti di voi, Abbiate visto la partita di Venezia, il muro umano dei tifosi olandesi, credo che abbia grande significato sul valore di questa competizione. E quindi c'è tutto da giocare. La rivale è la rivale storica, probabilmente una squadra che ha qualche freccia in più nel proprio arco, come profondità. Come capacità, però c'è tanta voglia di, di, di voler far bene. Sarà una partita di 80 minuti importantissima. Quindi eh, spendo queste due parole, uno per, per dichiarare un po' la contentezza di questo risultato, due però anche per, per ringraziare tutti quelli che hanno fatto tanti sacrifici per arrivare fino a qua. E parlo di di tutto lo staff, di tutto l'ambiente, di, di tutta la proprietà e soprattutto per i ragazzi, perché è veramente, è veramente un risultato molto molto importante e faremo di tutti o in tutti i modi per poter portare a casa un trofeo. Sì, prego. Eh, io credo che una finale europea la prima volta nella storia. Credo che il tutto esaurito sia d'obbligo. Poi. Eh, insomma, mi sembra una cosa così importante. Così. Io, nel mio ricordo eh, di queste andate e ritorno, che sono veramente incredibili, io vi assicuro che, anche sotto un punto di vista emozionale e di gestione della tensione, sono molto più difficili da vivere rispetto a una partita normale. Uh, io ho vinto dall'assistente una Coppa, la Coppa Corac, 90-91. Era il mio primo anno che facevo la Serie A. allenatore Fabrizio Frates, io insieme a Bruno Arrigoni. Vincemmo, vincemmo a Madrid, contro il Real Madrid, di due punti. E poi a Cantù andavamo sotto di 18. E facciamo meno due a fine dei tempi regolari, meno due alla fine del primo supplementare e poi vincemmo di uno il secondo supplementare. Quindi eh, era un ricordo bellissimo, chiaramente, perché è stato l'ultimo trofeo europeo che ha vinto Cantù, da infarto totale dove Pesmenio contro Birriuco mise 8 bombe di fila consecutive quando eh, sono andato sotto i 18 e non, se buttavi uno spillo non cadeva ecco, credo che abbia mai visto tanta gente dentro un palazzo del genere credo che sia un'occasione un una, una cosa così bella eh, veramente incredibile e ieri mio malgrado devo fare i grandissimi complimenti a Venezia perché quando sono andati meno 10 hanno avuto veramente una, una capacità di, di chiudere il discorso e di portarsi alla qualificazione che solo una grande squadra può fare. Quindi, cioè, io, io do per scontato questa cosa: anzi, credo che ci sia una grande caccia al biglietto. Poi, se non sarà così. Eh, dico che quelli che ci hanno seguito sempre saranno capaci ancora di, di sostenerci come ci hanno sempre sostenuto anche nelle partite più importanti Avenino viene dalla partita impegnativa poi c'è la partita in che modo Domenica sta colorando di nascendo in causa? Sì, eh, appunto adesso parlavo finito chiuso il discorso della, di questa bellissima parentesi di una finale conquistata in Europa, io stamattina mi sono messo a lavorare su Capo d'Orlando. È una partita molto difficile, per, per più motivi. Primo perché rispetto alla partita di andata in cui non c'è stata storia, loro hanno cambiato allenatore, ma soprattutto hanno cambiato cinque giocatori. Cinque giocatori anche di, di buon livello perché Ricodei, Knox eh, Smith, Faust eh, Campani hanno messo veramente dei giocatori che se partisse adesso il campionato eh, loro non sarebbero nella posizione in cui si trovano vengono da due partite quelle giocate con Mazzon tutte e due decisi all'ultimo tiro con uno l'ultimo tiro li ha, li ha condannati la partita di Varese e con uno l'ultimo tiro invece li ha, fatti, li ha fatti vincere a Brindisi. Il campo sarà caldissimo, loro si giocano il tutto per tutto. Noi, io devo essere molto bravo nel, nel far capire la grande importanza della squadra e soprattutto il sapere che andremo in un campo molto, molto difficile. Loro stanno giocando una buona pallacanestro, è una squadra un po', più, un po diversa da quella che si vede nei campi cioè gioca con un punteggio basso fare il contropiede primario solo quando c'è da farlo se no gioca la palla in 24 secondi per abbassare il numero dei tiri ha trovato ignox con 27 punti nell'ultima gara un punto di riferimento sotto canestro importante ma soprattutto hanno questa taglia fisica nel 2 nel 3 nel 4 molto molto pronunciata molto forte quindi Uh, è una partita che loro stanno preparando in tutti i modi. Uh, è chiaro che l'energia e la concentrazione avranno un ruolo molto, molto importante. E, e poi hanno trovato anche in questo Smith che, che si alterna un po' come playmaker realizzatore ad Azur uh, Tanto Mazzon uh, non devo certo così descriverlo io, eh, un veterano alle panchine, ha fatto mille cose, mille esperienze, ha portato subito uh, un cambio. Io credo che insomma, Capodorlando debba tanto a, a Gennaro di Carlo perché ha fatto la storia in questi, in questi due anni, eh, però il cambio con questi nuovi giocatori ha portato sicuramente una svolta ad un uh, processo che stava andando in maniera così negativa per loro. Quindi eh, ci sarà tanto, tanto, tanto da lottare. Noi dobbiamo vedere tante cose, dobbiamo vedere la gestione di Fesenco, dobbiamo vedere la gestione della Valle, eh, dobbiamo vedere, io non so se è uscita la notizia o meno, ma eh, il martedì, prima della partita, De Zuessa ha fatto una distorsione alla caviglia ed è stato in dubbio fino alla palla 2 poi dopo eh, l'idea e l'accordo un po' era provarlo a vedere se lui riusciva ad avere un appoggio corretto e mi è sembrato molto molto feroce e quindi l'abbiamo tenuto in campo quindi oggi dopo aver fatto le rapie riprenderà e vedremo se utilizzarlo oppure meno o aspettare fino a, a domenica oppure se la cosa è già. Quindi abbiamo tante cose da mettere a posto, ma credo che eh, andiamo in un campo, diciamo, nel, nel peggior momento con la peggior squadra, eh, se parliamo di Capo d'Orlando. Però eh, io credo che sia importante provare a vincere in tutti i modi, perché comunque la, la strada per i playoff è molto lunga, ci sono punti in palio, c'è una posizione da tenere. C'è da vedere se uno riesce addirittura ad andare terzo, eh, però credo che sia una partita molto, molto difficile ed è chiaro che, in un momento in cui tu non hai pause mentali sotto nessun aspetto, Coach abbiamo spesso rappresentato il post Coppa Italia. In questo caso, dopo l'accesso alla finale di 18, come hai visto la squadra, come ha recepito questo accesso all'atto conclusivo. Che è tutto sommato un passo storico della Scandone? No, intanto io toglierei il tutto sommato. Sì, sì, sì. è un passo storico molto importante per la Scandone sì. ma per la Parcanestra Italiana. Eh, è la conferma di tre anni di, di grande lavoro. Eh, la squadra a mio avviso ha fatto un'ottima gara. Era molto concentrati. Eh, era chiaro che loro... Sì. Dopo il più 15 nostro tornassero eh, noi non siamo stati bravi nel eh, loro a quel punto che non hanno avuto niente da perdere, abbiamo attaccato male, abbiamo preso dei tiri così di poca fiducia, abbiamo difeso un po' meno, però abbiamo avuto una grande reazione: eh, sul meno 2 da grande squadra, abbiamo praticamente cambiato difesa, abbiamo cambiato abbiamo cambiato l'attacco che stavamo facendo e credo che abbiamo avuto una reazione da, da squadra così, la squadra era contenta era contenta e io sto insistendo molto sul fatto che la continuità nei 40 minuti a dare un aspetto fisico parte molto da un aspetto mentale e, ed è la cosa che ripeterò tanto oggi, però onestamente ecco io, Voglio polemizzare minimamente, però oggettivamente giocarsi tutta una stagione e poi giocare tutto, compreso anche l'ultima di campionato, che deve essere di mercoledì, perché domenica si gioca, mi sembra boh, insomma ecco, sembra veramente un'esagerazione. Un cioè, non capisco perché noi dobbiamo distruggerci così, però, questo è il calendario. Non, ecco, chiaramente, non dipende da me. Io non posso fare altro che, che guardare e cercare di adeguarmi il più possibile, però, ecco vedere che anche addirittura la partita di, di Trento deve essere messa il mercoledì, perché sennò perdiamo quattro giorni, eh, una formazione come è nostra, come quella di Venezia, eh, che gioca fino alla settimana prima un, un trofeo così prestigioso, ecco poi alla fin fine veramente ti viene l'idea che devi fare la squadra di 15-16 persone, eh, forse va un po' più a discapito di chi gioca bene a pallacanestro. È un mio pensiero che ho sempre avuto. Ecco, poi dopo ti dicono che funziona così e quindi devi avere sempre una, una squadra, un roster dove eh, magari è più importante il numero di giocatori di qualità che la qualità espressa di basket. Mi sembra un po' un'esagerazione, però questo è, e cercheremo di fare. Per noi le volte che abbiamo fatto la settimana libera la domenica abbiamo vinto i 30 punti. Ecco, credo che questo sia un dato. Che, che ci fa molto riflettere eh, ed è chiaro che tu perdevi, perdevi in Danimarca, la prendevi per come la prendevi, nel senso che tu avevi dopo tutto il tempo per, per recuperare. Eh, visto invece com'è la situazione, io credo che sia molto importante vedere il recupero di Indaie, che maledetto quella volta che non si è operato subito, appena si è fatto male, perché per noi diventa decisivo e la condizione fisica dei giocatori ehm, ecco io uno quando allena fa sempre mille errori e io no, non sono da meno ecco, però devo dire la verità che ogni tanto non è facile allenare col cronometro eh, nel dover fare le scelte eh, solamente delle scelte tecniche e tattiche ma cercare di dividere il più possibile il minutaggio smezzarlo 20 minuti su 20 minuti eh, e questo credo che sia un aspetto molto importante di Capo d'Orlando ed è proprio per questo che mi piacerebbe molto che l'approccio della squadra fosse forte dall'inizio per poter permettere poi questa cosa perché la partita ha un grosso valore. Tra poi, in, in sì. in, in... Eh non c'è neanche la pausa perché giochi subito mercoledì, sabato domenica. Eh, eh, notevolmente quindi l'approccio mentale se, se loro mi aiutano con un approccio mentale se la squadra ce l'ha in maniera molto forte aiuta anche me nell'aiutare loro a non dargli troppi minuti ecco, quindi credo che questo sia l'aspetto del preparatore è importantissimo e, e quindi insomma ci sono varie leggevo ieri un'intervista di Buscaglia sulla Gazzetta che diceva che le partite intense di Eurocup li hanno aiutati tantissimo. Eh, è vero, poi però hanno cominciato a vincere quando l'Eurocup è finita. Però. Eh, 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 mi sembra una considerazione importante da dover fare quando si fanno le squadre, quando si fanno... Cioè, io, io credo che quello che ha detto Maurizio, l'altra persona a me molto cara, eh, abbia valore. Poi però eh, vincono... Otto di fila quando l'Eurocap non c'è più e hanno tutta la settimana per prepararlo, quindi credo che ci sia, credo che, che, che il nostro lavoro, adesso sto parlando come quello che ho detto agli assistenti, tutti i pensieri sparsi che ho nella testa, che il nostro lavoro da qua fino alla fine abbia veramente un'importanza notevolissima sotto l'aspetto della divisione dei minuti delle partite e dell'intensità degli allenamenti fatti. E quindi speriamo di essere bravi nel, nel tenere sempre molto in equilibrio questo e anche se avesse un po di fortuna che nessuno si fermasse eh, potrebbe aiutare notevolmente. Grazie.